Io non so quali siano le regole, ma so che non puoi andare in tram senza il Green Pass, non puoi andare in aereo senza il Green Pass, non puoi andare in traghetto senza il Green Pass, non puoi andare in albergo senza il Green Pass, non puoi andare in Parlamento senza il Green Pass, non puoi andare nella buvetta del Parlamento senza il Super Green Pass. Sappiamo quante limitazioni vi sono, non puoi andare dal parrucchiere senza il Green Pass, però sembra che tu possa andare al Parlamento di Roma, cioè all'Assemblea Capitolina, cioè nella prima città d'Italia, nella capitale d'Italia, c'è un Parlamento in cui tu puoi andare, non so se devi fare dei tamponi e chi li faccia, ma una cosa è certa, che in Parlamento, che è l'equivalente all'Assemblea Capitolina, devi avere il Green Pass. E io so per certo, da fonti ben informate, che l'ex sindaco o sindaca, oggi consigliera dei 5 Stelle, Raggi, Ludovica, Erminia, come si chiama di nome, Egidia, insomma come si chiama? Virginia. Virginia Raggi, Virginia Raggi, appunto, di cui non abbiamo più nessuna indicazione, non è pervenuta, però esiste, è in consiglio, va in consiglio. Costringe a fare il tampone con gli altri consiglieri, però lei non ha il Green Pass. E voi perché dovreste averlo? Cioè, se non ce l'ha la Raggi, perché dovete averlo voi? Se voi non potete lavorare senza Green Pass, e invece lei può lavorare. Ma perché? Ma dove siamo? Ma che le regole sono? Ma ci sarà un sindaco che deve dire che i consiglieri devono fare tutti il Green Pass, altrimenti stanno a casa. No, la Raggi, in quanto ex sindaco, può non avere il Green Pass. Dice, ma forse non ha 50 anni, ecco, può anche essere. Però anche chi non ha 50 anni, se non ha il Green Pass, non va da nessuna parte. E quindi? E quindi? Quindi potete fare quello che volete. Qualcuno che dice qualcosa dice, andate a provare a chiedere alla Raggi se ha il Green Pass. Provate, giusto? Farà tamponi, tutta questa mania di avere tre vaccini, come il mio caso. Tutti i Green Pass, poi vai in televisione alla 7 e ti fanno il tampone salivare per verificare che cosa? E ti mettono le due mascherine, ma dico, per tutta questa vuol dire allora che i vaccini non sono serviti, mi pare evidente che se io sono vaccinato non sono pericoloso, però no, il vaccinato può contagiare e può anche contagiarsi. Certo, meno però, meno, però c'è qualcosa che è un po' diverso dalla prospettiva che ce l'avevano fatto. Insomma, dico, voi che non avete fatto i vaccini, problema vostro, voi che non avete il Green Pass, siete come la Raggi, come il sindaco di Roma. Quindi cercate di trovare la condizione di avere gli stessi diritti che lei ha per andare nell'Assemblea Capitolina. Se lei ci può andare, ci potete andare anche voi nei vostri luoghi di lavoro. E forse la Virginia Raggi può andare dal parrucchiere, io credo che andrà dal parrucchiere, ma forse no. Non avete il passo, non si può andare, sapete che i parrucchieri, per mettere a posto i capelli, devono sapere che tu abbia fatto il vaccino, non che tu sia negativo, che tu sia sano, perché tu abbia fatto il vaccino, perché altrimenti non vengono bene i capelli, ecco, non vengono bene. Problema della Raggi, come saranno i capelli della Raggi? Per cui state accorti, vediamo come va a finire.